È arrivato il momento di svapare. Svapomue. Ovviamente io propongo le linee programmatiche che a suo tempo Franco Damiano aveva fatto nel comune di Montesacchi e che tutti quanti noi votammo, però per allargare ancora poco il raggio di più e quindi per perché giustamente l'intenzione di crescita, di sviluppo della città caolina credo che ci sono, e quindi stasera avremo la conferma del mio pensiero e ne sono certo che avremo la conferma, nonostante che la stampa, qualche giornale abbia detto qualche chiacchiere in più, ma io le chiacchiere metto da parte e poi quello che contano sono i fatti, la coerenza degli amministratori che si vedono le presenze, si vede insomma il numero importante di tutti gli amministratori. Quindi io vorrei allargare un poco in più al nostro programma che già abbiamo in essere, il servizio delle associato dei servizi cominciando dai vigili urbani, perché il nostro punto obiettivo è di tenere sotto controllo quello che sono le problematiche della criminalità laddove ci sta, oppure di un servizio di monitorare il territorio con i nostri vigili urbani, cosa che già abbiamo approvato in giunta, quindi la giunta ha già approvato questa delibera ma va portata in consiglio comunale. Ma ancora in più, le linee programmatiche europee sono completamente cambiate, quindi non bastano più i 50.000 abitanti, insomma noi abbiamo già cominciato a lavorare per i 50.000 abitanti ma non bastano più purtroppo. E di volta a volta ciascun sindaco all'interno della propria comunità stabilirà le modalità e la tipologia di servizio che la polizia locale dovrà tenere. Quindi questo è quello che noi di competenza riusciremo a fare nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Da quanto la abbiamo la necessità appunto di prendere questo ragionamento importante cioè sul progetto di Aeraxia, perché secondo me è un progetto valido, un progetto che in un certo qual modo tenta di valorizzare tutte quelle che sono le peculiarità che caratterizzano la Valle Caolina. Mettiamoci insieme, costruiamo un paniere di prodotti tipici, di prodotti enogastronomici che possiamo offrire alla città di Sorrentina e creiamo le occasioni per poterci proporre con la città di Sorrento. E quindi creiamo un tesoro in Valle Caolina dove facciamo incontrare la domanda dei ristoratori sorrentini con l'offerta che noi possiamo dare in termini di enogastronomia e di prodotti tipici. Corre l'obbligo di fare determinate precisazioni perché sembrerebbe stasera fare un torto con la nostra presenza al comune di Pagaran che ho ospitato il consiglio l'altra volta. Ebbene io con una telefonata di quel sindaco di Pagaran ho chiamato il presidente per precisare che non era arrivato nessun invito, tanto che il presidente mi ha confermato che nemmeno lei non è arrivato, per cui perché era il tuo comune, per cui voglio dire si è trattato di un invito di una mancanza di organizzazione, però poi uscire sui giornali e dire che i comuni più grandi non sono presenti, noi andiamo avanti da sole, non smentire su quello, non penso che ciò che è l'unità della città caolina. Mi sono dimesso appunto per questioni personali, perché affaccendato in altre situazioni, ma soprattutto perché non vedevo la luce in fondo al tunnel, che continuano a vedersi, purtroppo devo dire, non poi lo vado a dimostrare perché. E metto a domino questo visto che in politica conta pure che quando uno esprime un malessere gli si chiede qual è il malessere, non è che non lo si chiede e si rende subito alla successione. Vabbè. Il malessere io l'avrei rappresentato e lo manifesto anche questa sera perché io ho un brutto difetto, quello di dire sempre la verità. Innanzitutto noi parliamo di presentazione di progetti. Che progetti non sono? Progetti non sono per le cede, per diritto al fondo di locazione per intercedere dei fondi che bisogna poi restituire. Mettiamo il caso, ce lo finanzia un progetto del genere, possiamo firmare la copertura economica delle spese, insegnato da quanti amministratori,
e l'articolo 81 della Costituzione prevede la copertura economica di queste cose. Per cui abbiamo presentato delle schede per intercedere dei finanziamenti che non ci sono della regione Campania per poter fare i progetti, e quei soldi poi vanno pure restituiti. E quindi dobbiamo essere pure precisi nel dare qualche messaggio ai cittadini, perché poi si fa capire la politica e naturalmente che succede? Che avanza poi il comunismo, non ci dobbiamo lamentare se avanza il comunismo. Io dico invece che una politica seria ci deve mettere in condizione di fare veramente un progetto per la città di Catania, al di là del fatto che un comune presta un vigile all'altro in base all'articolo 30. Sono cose che si possono pure fare, ma non è che smuovono niente di quello che bisognerebbe smuovere. Invece, laddove io noto la mancanza di, come dire, di slancio per la città caudina, e nel fatto, non a caso, mi hanno, avrei detto ugualmente, mi hanno dato parere a parte, esatto, dove zone sono state riconosciute, quelle che hanno sponsor politici o quant'altro, il presidente De Cuba si è recato in quelle zone e ha firmato dei protocolli d'intesa per centinaia di milioni di euro, cosa che noi non siamo riusciti a fare, nel senso che l'area vasta, la città caudina per la regione Campania ad oggi, diciamo la verità, io dico pubblicamente, non esiste. Allora, quello che mi sembra di capire è che ci sono le modalità che non vengono condivise, perché io posso fare un'esperienza già vissuta anche con lo stesso presidente attuale, sindaco di Rotondi, che abbiamo avuto proprio dove praticamente abbiamo avuto la stessa esigenza quando la tratta, diciamo, di treno, il periodo sabato e domenica non passava più, che poi purtroppo mi sembra che comunque sia stata, si è fermata questa carenza, e ci fu l'esigenza di andarci a parlare in regione, e in quell'occasione tutti i sindaci, in quella sede veramente c'era il suo delegato sindaco, me lo ricordo perfettamente, perché andavamo tutti i comuni e veramente siamo ricevuti dall'assessore Petrella, che peraltro è venuto anche qui a San Martino. E dopo quell'incontro ci furono diverse iniziative proposte. Poi non so che cosa è successo, perché chiaramente la vita politica è fatta di rinnovamenti, quindi alcune cose sicuramente io le ho perdute di vista, però posso confermare che quello che lei sta dicendo, che è giustissimo come modalità, all'epoca è stato comunque portato avanti con tante modalità. Però se non c'è un problema di concertazione tra i sindaci, le modalità sono subordinate. Non intendo essere portato a capezzo da chi è stato l'affossatore per lunghi decenni di quello che poteva essere il nostro essere città caudina all'interno del ragionamento, all'interno della regione Campania. Perché noi appena accederiamo praticamente poi veniamo strattonati di qua e di là, perché diciamo noi abbiamo questo limite storico della statale acqua che ci divide ancora dentro noi stessi praticamente, e non ci consente di avere un ruolo principale, primario, all'interno di quello che è stato sempre, insomma, per decenni, per secoli, la centralità della Valle Caudina, che dovremmo recuperare e riconquistare. Per cui se i progetti verranno fatti devono avere come centralità la nostra Valle Caudina. Per quanto mi riguarda, e credo che dovrebbe essere per quanto ci riguarda, noi non dovremmo mai essere, diciamo così, strattonati, ma dovremmo avere la capacità di essere noi centrati a livello del comune regionale. Per quale motivo? Noi con il pensiero che c'è stato in questi anni siamo rimasti pressoché isolati dal punto di vista di infrastrutture e trasporti. Pensate alla Teresa di Avello, pensate all'ulteriore furto che c'è stato, del pensiero, del coinvolgimento di alcuni territori sulla ferrovia Napoli-Bari, che invece di passare, come doveva passare la strada qua 40 anni fa praticamente,
anche dall'altra parte, la ferrovia dalla parte del Sino, non dalla Valle Codì, per cui noi abbiamo tre, abbiamo cercato di lavorare, io ho cercato di fare questo ragionamento, per cui io credo che la cosa più importante è quella di collegare il cervello alla parola, no? Il pensiero alla lingua, questo mi hanno insegnato, di parlare poco, quando si parla bisogna sapere, diciamo, collegare il cervello. Per cui ci siamo sforzati, abbiamo lavorato, cercato di lavorare, per arrivare a una dimensione che ci consentisse di avere un collegamento della nostra Valle Codina all'autostrada A30, perché chi immagina di portare ancora avanti il progetto dell'autostrada Caserta Benevento e fuori dalla casa di Dio, perché fortunatamente, dico io, per la provincia di Benevento e per le nostre aree, il governo che c'è stato, quello che c'è, quello precedente e ancora forse prima, ci hanno portato con grande attenzione, per cui noi avremo nel corso di questi 10 anni più di 2,5 miliardi di finanziamenti, che non finanziamenti agli altri, se neanche ci sarà. Allora sono marginali rispetto al nostro, ai nostri problemi, perché ci sarà il raddoppio della presa di Anillo che va in gara, finanziato sui grandi tempi del CIPE, ci sarà la ferrovia Napoli, ci sarà la ferrovia Napoli-Bari veloce, che passerà appunto in Valle Chiesina, ci saranno alcuni completamenti della Fortolina, e ci siamo, io ho cercato di muovermi su questo, ecco, dobbiamo avere una riflessione, perché quello che noi vogliamo essere come realtà caudina, che se poi vengono dei soggetti, che io non sono manco di soldi, io so chi siamo noi, siamo un soggetto giuridico pesante, che è l'Unione dei Comuni Città Caudina, formalmente costituito, che ha un suo presidente, un aggiunto, un consiglio, che rappresenta 60.000 abitanti della nostra, delle nostre province, noi siamo un'unione di comuni che è interprovinciale, per cui dovremmo avere anche un'attenzione in più. A Fiuccio dico che ho letto qualche articolo di un giornale, perciò dico, cerchiamo di collegare sempre il cervello alla parola, perché se no diciamo, vengono fatte denunce, alle denunce vanno fatte sempre riferimenti di come si risolvono i problemi. Io ho insegnato che si denuncia un problema e poi si dice qual è la forma per risolvere quel problema. Ho letto qualche intervista polemica su, non ho capito di cosa si parla, onestamente, insomma, ho detto che cerco di spendere il tempo a riflettere e a trovare delle soluzioni. Quindi per la prima volta nel quinquennale ANAS, l'abbiamo detto, dopo il convegno in cui l'avvocato Corredino faceva riferimento con l'ex assessore regionale Vetrella, quindi Giunta d'Altoro, ci siamo mossi praticamente per capire bene che fine facevano gli 80 milioni della campizia della Tarne, che si sono persi perché erano stati assegnati all'ASI di Avellino, praticamente, e l'ASI di Avellino non ha avuto il peso e la competenza per poter ricevere, tanto che sono stati persi. Adesso li abbiamo riavuti questi 80 milioni, dovrebbero esserci nell'obiettivo mezzogiorno, e dovremmo cercare di impegnarci, Presidente, a fare in modo tale, lo dico con tutti gli stessi San Martino e di Cipriano da Fiuccio, che sono impegnati da sempre su quell'asse statale, almeno ad arrivare ad Altamira, praticamente, perché già arrivare ad Altamira bisognerebbe, insomma, guadagnare tempo di collegamento, la famosa autostrada dei due mani, praticamente, che ci consente di arrivare. Il completamento della Fondo Valle Sclero, che è in testa della provincia di Benevento, anche lì sono stati persi 10 milioni, li abbiamo recuperati, dovremmo completare il tratto che ci consente di arrivare a San Carlo dei Colli in maniera veloce dalla nostra, da Capito di Airola praticamente, arrivare lì, collegare questa cosa, e ci sono anche dei soldi, passo a sempre per cortesia. Abbiamo questo, il quinquennale ANAS, abbiamo per la prima volta nel quinquennale ANAS, che è l'unico strumento che sono i soldini, perché l'ANAS per il conto dello Stato ogni 5 anni con un elenco di progetti che viene messo a legge, abbiamo avuto 150 milioni di una pedella che si chiama Valle Caudina nel quinquennale, che parte dovrebbe partire, diciamo, dal punto di Caudina, che è
l'interasse praticamente dove arriva la Fondovalle Spreche, parte la commissione d'ordine e dovrebbe scendere in Baia Montana, perché non è possibile immaginare gallerie rispetto a quelli che erano i famosi progetti della madre della Benevento Caserta, che prendevano proprio il milioni di euro puntati in galleria perché durava 7 km. Per cui dovremmo andare in, diciamo così, o sulla destra scendendo al paio o sul lato sinistro. Ci sono 150 milioni. Io sono consigliere di minoranza da Todi, però nella città Todi non mi sento consigliere di minoranza e penso che nessuno dei consiglieri di minoranza nella città Todi si senta consigliere di minoranza, siamo tutti consiglieri di maggioranza perché lavoriamo per la collettività taudina. Io dico, se buongiorno si vede al mattino, quello della città taudina è senz'altro, senza dubbio, non è stato un buongiorno fino adesso. Io penso che dovremmo sforzarci un pochettino di pensare un po' meno al dividendo locale e pensare un po' di più al dividendo della, senza riempirci sempre la bocca con le solite frasi, al dividendo della collettività caudina. Quello che manca, è stato già dai sindaci, diciamo, che hanno fatto l'intervento di Montesarchi e di Cipinara, quello che manca un'idea di sviluppo della caudina, che fino adesso non abbiamo. No, assolutamente, nella scorsa volta, mi dispiace se qualcuno ha inteso male quello che è stato il contenuto o il senso delle mie dichiarazioni. Io sono solidale con tutti i rappresentanti del Consiglio della città caudina, cioè nelle mie esternazioni in quella sede non state di malessere, ma sostanzialmente teso a certificare un fatto, cioè se c'è o non c'è ancora tra di noi quella volontà che 4 anni fa certificavano altri promotori della città caudina, e se questa volontà non c'è più di prenderne atto. Mi sembra che sia più o meno quello che emerge ogni qualvolta o in giunta o in consiglio ci riuniamo, però è come se io avessi la sensazione che ogni qualvolta che torniamo a vederci parliamo sempre delle stesse identiche cose, senza mai fare uno step successivo. Mi trovo sulla linea del sindaco di Montesarchi, con le linee programmatiche, la viabilità, e quindi dobbiamo lavorare su tutte queste cose, però per lavorare ovviamente si ha bisogno di tempo e si ha bisogno di confrontarci perlomeno ogni 15 giorni, io non dico una volta a settimana. Ma il confronto io lo vorrei avere ogni 15 giorni. E quindi il confronto io non lo posso avere da solo, io riunisco io la segretaria comunale che è sempre disponibile per la verità, e poi mi vedo io la segretaria. Tutto questo con la segretaria posso mangiare pure la pizza a mezzogiorno e quindi ne parliamo a tavola e anche meglio parlare. Ma parlare dello sviluppo delle nostre comunità bisogna farlo con l'amministratore. Quindi io certo capisco gli impegni, capisco tutte le difficoltà che tutti i giorni incontriamo noi amministratori, però se ci diamo un punto e diciamo il mercoledì a mezzogiorno invece del comune di Montesarchi, io mi incontro sempre nel comune di Montesarchi perché non voglio dare fastidio alla dottoressa che già fa un lavoro gratuitamente, fa un lavoro in più, quindi queste persone che mi accompagnano in questo percorso oggi come presidente lo fanno gratuitamente, quindi io non solo devo ringraziare il sindaco di Montesarchi, l'amministrazione di Montesarchi, ma devo ringraziare proprio l'essere umano, l'essere fisico che crede in questo progetto. E quindi voglio dire, gli amministratori si devono prendere qualche responsabilità. Oggi rendiamo pubblico quello che è lo stemma che la Giunta ha, diciamo, ha scelto dei 9, e diciamo è un'app che lavora a 10 letti dove quest'app insomma lavora, e abbiamo scelto questo uno perché credo che l'app insomma rappresenta l'app operaia. E lavora per tutti i 10 comuni e poi diciamo sì, eccolo qua. E quindi questa scelta è di un signore di Roma che ha partecipato a questo progetto e ci è sembrato il migliore che ci poteva rappresentare per tante motivazioni, l'ape che lavora, l'ape che unisce, perché insomma sappiamo tutti quanti quello che è il suo lavoro che fa l'ape.